Ciao, con notevole fatica ho trascritto il profetico discorso di Bill Gates, tenuto a TED ovviamente in inglese nel lontano 2015. Vi troverai molte delle cose che abbiamo visto durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Mettiti comodo e fai molta attenzione a quello che sto per dire, ok? Il più grande rischio di catastrofe globale per l'essere umano non ha più la forma di un fungo atomico, ma è più simile a un microorganismo. Se c'è qualcosa che ucciderà 10 milioni di persone nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra nucleare. Non missili, ma germi. In parte il motivo è che abbiamo investito cifre enormi in deterrenza nucleare, ma abbiamo investito pochissimo in un sistema che possa fermare una possibile epidemia. Vediamo l'esempio dell'Ebola, sono sicuro che ne avete letto su tutti i giornali. Io l'ho seguito attentamente attraverso gli strumenti di analisi che usiamo. E quello che è successo non è stato che il sistema non ha funzionato, ma la causa è l'assenza totale di un sistema. Mancano alcuni elementi chiavi, abbastanza ovvi. Non avevamo un gruppo di epidemiologi pronti a partire, che avrebbero controllato il tipo di malattia e il livello di diffusione. I rapporti sui casi sono arrivati tramite giornali, sono stati messi online con molto ritardo e con dati estremamente imprecisi. Quindi non avevamo team medici pronti a intervenire. Non avevamo modo di preparare la gente e Medici Senza Frontiere ha fatto un lavoro straordinario nell'organizzare i volontari, ma erano troppo più lenti del necessario nel supportare le migliaia di operatori. Una grande epidemia richiede migliaia di esperti. Non c'era nessuno sul posto a valutare le terapie e le diagnosi. Nessuno cercava di capire che strumenti dovessero essere utilizzati. Ad esempio, avremmo potuto prendere del sangue dai sopravvissuti, filtrarlo e trasfondere il plasma nelle persone per proteggerle, ma non è mai stato tentato. Sono mancate molte di queste cose ed è stato un fallimento globale. L'OMS, WHO, è finanziata per monitorare le epidemie, ma non per fare le cose che vi ho detto. Nei film è un po' diverso, si ha un gruppo di epidemiologi, scusate, tutti carini che si trasferiscono subito per capire la situazione, ma è solo Hollywood. La mancanza di preparazione potrebbe permettere alla prossima epidemia di essere terribilmente più devastante dell'Ebola. Se guardiamo la sua progressione, sono morte circa 10.000 persone. E quasi tutte in tre paesi dell'Africa occidentale. Ci sono stati tre motivi per i quali non si è diffuso di più. Uno, perché molti operatori sanitari sono stati eroici, hanno trovato le persone e hanno prevenuto altre infezioni. Due, interessa la natura del virus Ebola, che non si diffonde per via aerea e nel tempo, in cui, diventa contagioso, la maggior parte dei malati sta così male da essere costretta a letto. Tre, non è arrivato nelle aree urbane, ed è stata solo una fortuna. Se fosse arrivata in molte più aree, il numero di casi sarebbe stato devastante. La prossima volta potremmo non essere così fortunati. Potrebbe essere che un virus per cui si sente abbastanza bene, ci si sente abbastanza bene anche quando si è contagiosi, tanto da salire su un aereo o andare al mercato. La fonte del virus potrebbe essere un'epidemia naturale o potrebbe essere anche bioterrorismo. Ci sono cose che potrebbero rendere la situazione 1.000 volte peggiore. Se vogliamo un modello di un virus che si diffondesse per via aerea, tipo l'influenza spagnola del 18, si avrebbe una diffusione mondiale molto rapida, con più di 30 milioni di morti. È un problema serio. Dovremmo essere preoccupati e potremmo realizzare un buon sistema di reazione. Abbiamo i benefici di tutte le scienze e le tecnologie, abbiamo i cellulari per raccogliere le informazioni e trasmetterle, abbiamo le mappe satellitari, in cui si vede, dove e come la gente si muove. Facciamo passi avanti in biologia che dovrebbe cambiare drasticamente i tempi di ricerca per essere in grado di creare farmaci e vaccini adatti a un determinato patogeno. Possiamo sfruttare tanti strumenti, ma devono essere inseriti in un sistema sanitario planetario e abbiamo bisogno, do, abbiamo, dobbiamo, e bisogna essere pronti alla risposta. Il migliore esempio su come prepararsi è quello che faremmo come se andassimo in guerra.
Abbiamo sempre soldati pronti a partire e hanno riserve per rinforzarsi. La NATO ha unità mobili da schierare rapidamente e fa tanto addestramento. Conoscono combustibili, logistica, frequenze radio per comunicare e ritengo che queste cose servono appunto per affrontare un'epidemia. Quali sono i 5 elementi che realmente servirebbero? Primo, servono sistemi sanitari efficienti nei paesi poveri dove le donne possono partorire in sicurezza e i bambini siano vaccinati, ma anche dove vedremo l'epidemia con molto anticipo. Secondo, serve un corpo medico internazionale, tanti professionisti formati che siano pronti a partire con le giuste competenze. Terzo, dobbiamo affiancare i militari a questi professionisti sanitari, perché bisogna sfruttare l'abilità delle forze armate nel muoversi velocemente con la gestione della logistica e nella messa in sicurezza delle aree. Quarto, dobbiamo fare simulazioni, non di guerra, ma per vedere dove sono le lacune. L'ultima simulazione di Germs Game è stata fatta negli Stati Uniti nel 2001 non è andata molto bene. Quinto, serve più ricerca e sviluppo nei settori dei vaccini e della diagnostica. Ci sono grandi scoperte come i virus adeno associati che potrebbero funzionare molto velocemente. Non ho un budget esatto di quanto potrebbe costare, ma sono sicuro sia molto più basso rispetto al potenziale danno che ne potremo subire. La Banca Mondiale ha stimato che se ci fosse un'epidemia di influenza globale, la ricchezza totale si ridurrebbe di 3 trilioni di dollari, pari a 3 mila miliardi, e ci sarebbero milioni e milioni di morti. Questi investimenti offrono benefici significativi oltre alla semplice preparazione alle epidemie. Cure primarie, ricerca, sviluppo ridurrebbero le disuguaglianze in termini di salute globale e renderebbero il mondo più giusto e più sicuro. Credo quindi che dovrebbe essere assolutamente una priorità. Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo muoverci perché il tempo non è dalla nostra parte. Se c'è una cosa positiva sui numeri dell'Ebola è che ci può servire come avvertimento da campanello d'allarme per prepararci. Se iniziamo adesso potremo essere pronti per la prossima epidemia. Grazie per l'attenzione. Questo è ciò che ha detto Bill Gates nel 2015. Ciao. Ciao. Con notevole fatica ho trascritto il profetico discorso di Bill Gates, tenuto a TED ovviamente in inglese, nel lontano 2015. Vi troverai molte delle cose che abbiamo visto durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Mettiti comodo e fai molta attenzione a quello che sto per dire, ok? Il più grande rischio di catastrofe globale per l'essere umano non ha più la forma di un fungo atomico, ma è più simile a un microorganismo. Se c'è qualcosa che ucciderà 10 milioni di persone nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra nucleare. Non missili, ma germi. In parte il motivo è che abbiamo investito cifre enormi in deterrenza nucleare, ma abbiamo investito pochissimo in un sistema che possa fermare una possibile epidemia. Vediamo l'esempio dell'Ebola, sono sicuro che ne avete letto su tutti i giornali. Io l'ho seguito attentamente attraverso gli strumenti di analisi che usiamo e quello che è successo non è stato che il sistema non ha funzionato, ma la causa è l'assenza totale di un sistema. Mancano alcuni elementi chiavi, abbastanza ovvi. Non avevamo un gruppo di epidemiologi pronti a partire, che avrebbero controllato il tipo di malattia e il livello di diffusione. I rapporti sui casi sono arrivati tramite giornali, sono stati messi online con molto ritardo e con dati estremamente imprecisi. Quindi non avevamo team medici pronti a intervenire, non avevamo modo di preparare la gente e Medici Senza Frontiere ha fatto un lavoro straordinario nell'organizzare i volontari, ma erano troppo più lenti del necessario nel supportare le migliaia di operatori. Una grande epidemia richiede migliaia di esperti. Non c'era nessuno sul posto a valutare le terapie e le diagnosi. Nessuno cercava di capire che strumenti dovessero essere utilizzati.
Ad esempio, avremmo potuto prendere del sangue dai sopravvissuti, filtrarlo e trasfondere il plasma nelle persone per proteggerle, ma non è mai stato tentato. Sono mancate molte di queste cose ed è stato un fallimento globale. L'OMS, WHO, è finanziata per monitorare le epidemie, ma non per fare le cose che vi ho detto. Nei film è un po' diverso, si ha un gruppo di epidemiologi, scusate, tutti carini che si trasferiscono subito per capire la situazione, ma è solo Hollywood. La mancanza di preparazione potrebbe permettere la prossima epidemia di essere terribilmente più devastante dell'Ebola. Se guardiamo la sua progressione, sono morte circa 10.000 persone, quasi tutte in 3 paesi dell'Africa occidentale. Ci sono stati 3 motivi per i quali non si è diffuso di più. 1. Perché molti operatori sanitari sono stati eroici, hanno trovato le persone e hanno prevenuto altre infezioni. 2. Interessa la natura del virus Ebola, che non si diffonde per via aerea. E nel tempo in cui diventa contagioso, la maggior parte dei malati sta così male da essere costretta a letto. 3. Non è arrivato nelle aree urbane ed è stata solo una fortuna. Se fosse arrivata in molte più aree, il numero di casi sarebbe stato devastante. La prossima volta potremmo non essere così fortunati. Potrebbe essere che un virus per cui si sente abbastanza bene, ci si sente abbastanza bene anche quando si è contagiosi, tanto da salire su un aereo o andare al mercato. La fonte del virus potrebbe essere un'epidemia naturale o potrebbe essere anche bioterrorismo. Ci sono cose che potrebbero rendere la situazione 1000 volte peggiore. Se vogliamo un modello di un virus che si diffondesse per via aerea, tipo l'influenza spagnola del 18, si avrebbe una diffusione mondiale molto rapida con più di 30 milioni di morti. È un problema serio, dovremmo essere preoccupati e potremmo realizzare un buon sistema di reazione. Abbiamo i benefici di tutte le scienze e le tecnologie, abbiamo i cellulari per raccogliere le informazioni e trasmetterle, abbiamo le mappe satellitari in cui si vede dove e come la gente si muove. Facciamo passi avanti in biologia che dovrebbe cambiare drasticamente i tempi di ricerca per essere in grado di creare farmaci e vaccini adatti a un determinato patogeno. Possiamo sfruttare tanti strumenti, ma devono essere inseriti in un sistema sanitario planetario e bisogna essere pronti alla risposta. Il migliore esempio su come prepararsi è quello che faremmo come se andassimo in guerra. Abbiamo sempre soldati pronti a partire e hanno riserve per rinforzarsi. La NATO ha unità mobili da schierare rapidamente e fa tanto addestramento. Conoscono combustibili, logistica, frequenze radio per comunicare e ritengo che queste cose servono appunto per affrontare un'epidemia. Quali sono i 5 elementi che realmente servirebbero? Primo, servono sistemi sanitari efficienti nei paesi poveri dove le donne possono partorire in sicurezza e i bambini siano vaccinati, ma anche dove vedremo l'epidemia con molto anticipo. Secondo, serve un corpo medico internazionale, tanti professionisti formati che siano pronti a partire con le giuste competenze. Terzo, dobbiamo affiancare i militari a questi professionisti sanitari perché bisogna sfruttare l'abilità delle forze armate nel muoversi velocemente con la gestione della logistica e nella messa in sicurezza delle aree. Quarto, dobbiamo fare simulazioni non di guerra ma per vedere dove sono le lacune. L'ultima simulazione di Germs Game è stata fatta negli Stati Uniti nel 2001 non è andata molto bene. Quinto, serve più ricerca e sviluppo nei settori dei vaccini e della diagnostica. Ci sono grandi scoperte come i virus adeno associati che potrebbero funzionare molto velocemente. Non ho un budget esatto di quanto potrebbe costare, ma sono sicuro sia molto più basso rispetto al potenziale danno che ne potremo subire. La Banca Mondiale ha stimato che se ci fosse un'epidemia di influenza globale, la ricchezza totale si ridurrebbe di 3 trilioni di dollari, pari a 3.000 miliardi, e ci sarebbero milioni e milioni di morti. Questi investimenti offrono benefici significativi oltre alla semplice preparazione alle epidemie. Cure primarie, ricerca, sviluppo ridurrebbero
le disuguaglianze in termini di salute globale e renderebbero il mondo più giusto e più sicuro. Credo quindi che dovrebbe essere assolutamente una priorità. Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo muoverci perché il tempo non è dalla nostra parte. Se c'è una cosa positiva sui numeri dell'Ebola è che ci può servire come avvertimento da campanello d'allarme per prepararci. Se iniziamo adesso, potremo essere pronti per la prossima epidemia. Grazie per l'attenzione. Questo è ciò che ha detto Bill Gates nel 2015.